Ragazzi, bentornati, andiamo avanti. Terzo episodio con Redfall. Dovrebbe essere il terzo, giusto? Sì, penso di sì. Mostra, missioni principali. Attenzione perché ne abbiamo tre da fare. Ovviamente ogni episodio sarà basato su solo una missione principale. Oggi ci facciamo il silenzio di tomba. Il dottor Hunt vorrebbe che l'orologio di suo padre venisse portato sulla tomba di sua madre, in modo che i due possano riposare insieme. Mia madre è morta 5 anni fa. Cancro. È orribile da dire, ma sono lieto che non sia qui a vedere cosa sta capitando a Redfall. Amava questo posto. Amava me. Amava mio padre. Ma un mese fa lui è scomparso. Riesco solo a pensare che l'hanno preso quei mostri. Ma ho questo orologio da taschino. È un cimelio della nostra famiglia. Speravo che potessi fare una cosa per me. Potresti portarlo sulla tomba di mia madre. Almeno così potranno riposare insieme. Sembrerà una sciocchezza, ma per me è importante. Te ne sarei molto grato. Ok ragazzi, è ovvio che questo gioco sia questo titolo sia molto poco improntato sulla trama principale, è ovvio anche per de determinate dinamiche di gameplay che hanno scelto di adottare un game design puramente da gioco live service a sviluppo continuo. Non posso stare zitta. Però mamma mia, non lo so. Lo so, La so struttura della trama per che ora è poca, non poca, posso poca, poca, tornare poca, poca indietro. roba, proprio il Mi fai minimo sembrare morta per quello indispensabile. che hai fatto. Non lo Il sapevo. minimo. No. Anche tutta questa cosa del, adesso di questo dottore che ci vuole, no, obbligare, però ci dice se possiamo portare questo orologio alla tomba della madre, bla bla bla, ma tutta questa confidenza da dove è nata? Mi scusi, che lei è entrato nella stazione dei pompieri, è entrato, senza dirmi nulla, dopo che io ho ucciso un vampiro, vi ho ritrovato improvvisamente tutti qua dentro. Immotivato proprio, immotivato. Una cosa senza senso, ragazzi. Ma un minimo di avvicinamento a tutte queste decisioni, a queste cose che accadono. Nulla, una scrittura veramente strana. E è ovvio che qua bisogna fare le missioni per sbloccare roba, potenziarsi e bla bla bla. Però un minimo per rendere accettabile la cosa, per favore, Arcane. Ti prego. Potevate rendere questo mondo molto più interessante. Ma lo vedremo insieme. Adesso queste sono le mie prime analisi, diciamo così, delle prime ore, delle prime 3 ore. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere le missioni. Porta l'orologio, io vorrei seguirla però. Eccola qui. Ma me la segue? Subito? Posizione indicatore? No, niente, niente. Ok. Di qua, andiamo ragazzi. Andiamo a caccia. Tra l'altro le munizioni si pagano pure, ma si pagano tanto le munizioni. Quella cosa, questa cosa qua mi preoccupa. Faremo delle figure veramente barbine. Questi vampiri. Iaiai, guarda chi ci sta qua. Buonasera. Sicuramente se il signorino non si ferma qua. Molto carino, molto carino questa. Molto carina questa sniperata. Munizioni tutto pieno. Meno male che un po' si raccolgono, ragazzi. Perché sennò. Come sempre con calma e circospezione. Sempre a guardare. Se c'è qualche vampiresco. Siamo a 360 metri dalla lapide. Là chi c'è? Abbiamo l'opportunità di usare questo. Ma che era? Un terriccio, un alberello. Che mi faccio fregare così? Per ora il vampiresco
Non ci sta. Tanto quando arriveremo lì, figuratevi, figuratevi alla lapide. Ci saranno tutte tombe. Ma che siamo matti? Ma che siamo matti? C'ho una paura. E te pareva, mannaggia la miseria. Dove sta? Ma che c'ho dietro? Ci prova, eh. Devo dire che sti rumori non aiutano. Dove vado, eh? Anche perché secondo me il vampiro sta qua dentro, boys. Oh. Vabbè, io corro, eh. Ma non mi ha visto nessuno. Non mi ha visto nessuno. Anche perché, ragazzi, questa run... questa run... ce ne sarà solo una di run, ovviamente. Il titolo ha dei grandi problemi. Guardate. Ce l'ho in pugno. Ma come ce l'ha in pugno? Ma chi? Ma che cazzo stanno sparando? Scusate. Poi parliamo anche meglio dei problemi del titolo, eh. No. E che cazzo? Ma io devo arrivare lì e voi state... Ah boh, io passo da qua, eh. Buonasera. Mi abbasso. Non mi vedete voi, eh. Ok. Non c'è nessuno. Ah, ma non muore questo? Mortelli sua. Buonasera, ragazzi. Vedete, poi l'intelligenza artificiale è veramente quella che è, ragazzi. È un gioco live service, è vero, ma... ad esempio The Division ha una intelligenza artificiale molto meglio rispetto a questo. E vabbè. Ecco, è arrivato pure il vampiro, ragazzi. È vampiresco, è arrivato. Io me ne vado di qua. Ok. Provo a passare di qua, boys. Cerchiamo di evitare il fight. Forse abbiamo un'occasione da sfruttare. Grazie al vampiresco. Cimitero della Chiesa Unita di Cristo. Ok, non c'è nessuno. Ci sono delle zucche. Povero sciocco. Ma come? Dove sta? Io sono alla lapide. Là c'è il vampiro, ma... cosa dovrei fare, ragazzi? Perché non mi fa fare nulla? Io sto qui alla lapide. Che è questa? O la devo cercare? Anche qui molto poco chiaro, eh. Molto poco chiaro. A meno che io non debba uccidere dei vampiri. Infatti eccoli qua. Potrebbe essere. Ah, siete in due. Uno me lo levo. Ah,
Madonna. Velo attivo. Ah, non mi vedete? Sì. Non quest'arma. Ora. Bene. Ah, pure. Male mortacci tua. Secondo me funziona un po' tutto a ondate il gioco, ragazzi. Ho questa paura incredibile che mi ha... Mamma mia, mi mette un'ansia. Forse è questa, eh sì. Ok. Fatto. Qui che c'è, eh? Silenzio di tomba. Dopo aver deciso il destino dell'orologio, il dottorante... vabbè, ok. Va bene, va bene, va bene. Ciocca sepolcrale. Sia, mi dispiace. Mi dispiace di averti trascinato in tutto questo. Non volevo. Scusami. Abbiamo sentito una voce di una donna, come se fosse un'anima a parlare. Non ho assolutamente vita, però possiamo tornare, secondo me, alla stazione dei pompieri. Ah, ma ce le mette già le missioni principali sulla mappa, ragazzi. Dovrebbe essere anche questa. Però, se posso tornarmene al rifugio... Ah... Dove stanno i pompieri? Qua? Ok. Vai, viaggio rapido così ci andiamo un po' a rifocillare con l'energia. Eccoci qui. Ritorniamo in sala briefing e attiviamo e vediamo il briefing appunto della prossima missione. Anzi no, in realtà questa dovrebbe essere finita, però è durata troppo poco. Che faccio i video così corti? Ma no, dai. Vabbè no, per questo gioco facciamo così, ragazzi. Farò... ogni episodio, cioè ogni missione è un episodio. Non so quante missioni saranno, ma non credo siano tantissime in realtà. Cercherò di approfondire il più possibile. Intanto leggiamo la prossima missione. L'uomo del domani. Raggiungi la clinica Aevum e trova la squadra della Bellwether. La Aevum ha assoldato la Bellwether per eliminare le prove della loro attività a Redfall e per prelevare delle risorse dei VIP dalla compagnia. Su quelle pellicole deve esserci qualcosa che la Aevum non vuole rendere pubblico. Potresti riuscire a impossessartene prima che la Bellwether distrugga le prove. Alla peggio, potresti almeno scoprire come la Bellwether intende lasciare l'isola. Ok, ragazzi, questa era la missione di oggi, Silenzio di Tomba. Ci vedremo al prossimo episodio con, appunto, un'altra missione. Ciao a tutti.